Salve a tutti, sono Ennio Maffezzoni, responsabile tecnico di Parolo Real Estate. Il Magrone di fondazione ha lo scopo di creare un piano omogeneo sul quale tracciare le fondazioni, ma soprattutto separare i ferri d'armatura dalle terre di scavo. I ferri d'armatura, facenti parte della fondazione, servono a creare un telaio omogeneo, poi accorpato al calcestruzzo, atto a sorreggere la futura casa. Il getto di calcestruzzo, che va ad integrare i ferri d'armatura, consente di completare la fondazione, unitamente al vibrocompattatore che serve per espellere l'aria che altrimenti sarebbe di residuo all'interno del calcestruzzo. Il solaio di piano terra, realizzato con casseri a perdere in PVC, viene poi completato dalla soletta in CLS e consente di mantenere la microventilazione sotto se stesso. Dal solaio di piano terra nascono i muri portanti, realizzati in blocco di laterizio porotizzato e allettati su malta di cemento. Nei prossimi video vi spiegheremo le prossime fasi di lavoro.